ancora sul fronte al device, dalla mobile business intelligence, così come siamo abituati, c'è la business intelligence e c'è la DAP, no? Quindi anche qua sul device abbiamo la mobile business intelligence, passiamo ora alle mobile application, alle transazioni, regolano il nostro vecchio mondo. Quindi in ambito SAP la strategia per le mobile application è chiara, è un nome solo, è SUP, Sybase and Mobile Platform. Vediamo se Luca riesce a creare un'applicazione insieme a noi. Ok, parliamo di mobilità con SUP. SUP sta per Sybase Unwired Platform. È la piattaforma ormai battezzata come ufficiale da parte di SAP per lo sviluppo delle applicazioni mobili. SUP si occupa, ha due pattern di sviluppo. Quello che noi andremo a chiamare workflow based, e serve per generare dei progetti semplici, simili a dei form, con nessuna possibilità di scrivere codice, ma sono quick and dirty per poter realizzare velocemente delle semplici applicazioni, oppure le native application, quindi applicazioni più complesse con logiche di offline, capacità di sincronizzazione, e per creare applicazioni native per dispositivi BlackBerry, Apple devices e Windows Mobile devices. Creiamo assieme un nuovo progetto andando a interrogare come sorgente dati SAP. Come vedete qui in basso a sinistra ci sono varie possibilità di connettere differenti sorgenti dati, ad esempio database, REST, web services, che abbiamo visto prima con la sessione di Alessandro, server SAP, ecco qui che possiamo avere tutte le connessioni con i server SAP e web services. Allora andiamo a creare un nuovo mobile application project, TechEdge Inside Track. Il progetto viene creato, come vedete, l'ambiente di sviluppo è basato su Eclipse con un suo plugin e andiamo a generare l'oggetto più importante di tutto il progetto, che è il Mobile Business Object, MBO, Mobile Business Object. Che cosa rappresenta? Rappresenta l'oggetto di dictionary, quindi quell'oggetto che viene sincronizzato da una parte con il data source, quindi con i backend, e dall'altra parte con i devices. Ovviamente questa sorta di cache comune che risiede sul mobile server viene poi divisa, affettata per raggiungere tutti i dispositivi mobili e inviare ad ogni singolo dispositivo i dati di sua competenza, non certo tutto l'intero database. Vediamo come procedere. Facciamo flight get list. Richiamiamo la solita BAPI presente su SAP. Il nostro server laboratorio che prendiamo è Einstein. E andiamo a richiamare, ecco qui, la RFC. Quindi BAPI flight get list. Ricerca. Eccolo qua, lista dei voli. Perfetto. Possiamo andare a definire parametri di ingresso e di uscita. Flight list, output, ecco qui. Prendiamo l'intero elenco di voli. Non abbiamo parametri di ingresso in questo caso e qui abbiamo tutte le informazioni relative all'uscita. Qui si possono ad esempio andare a raffinare ulteriormente i dati. Comunque, fondamentalmente abbiamo finito. Ecco che viene creato il nostro Mobile Business Object. Se andiamo negli attributi, ecco che possiamo vedere quelli load parameter qui al momento non ce ne sono. Attribute mapping per andare a definire gli attributi di quella che è del database che risiede sul mobile server. Andiamo anche a definire synchronization, i parametri che noi vogliamo portare sui singoli dispositivi. E quindi possiamo dire che aggiungiamo due parametri che andiamo a mappare con Airport from, CTRL-C, andiamo a chiamarlo anche questo Airport from, con lo stesso nome, così è coerente. Airport to, CTRL-V. Così stiamo dicendo che sincronizzeremo solo sul dispositivo solo i parametri che l'utente andrà a imputare su una maschera di inserimento dati. Fondamentalmente la parte di modellazione del Mobile Business Object è finito, quindi avremo qui già ora un progetto pronto per poter essere deployato su differenti dispositivi mobili. Quindi
Partiamo nel nostro esempio con un BlackBerry. Quindi andiamo a sfruttare in questo caso quello che è new, eccolo qua. Device Application Designer, un tool che consente di andare a sviluppare graficamente una navigazione di base semplice della nostra applicazione. Quindi ecco qua che possiamo scegliere i dispositivi mobili. Non c'è iPhone, iPad per il motivo che questo server lavora solo su Windows, e in questo caso, se volessimo andare su Apple, come vedremo poi nella prossima sessione con Alessandro Iannacci, avremo bisogno di generare il codice per Xcode. Qui selezioniamo il nostro modello di BlackBerry e fondamentalmente abbiamo finito. A questo punto, che cosa vogliamo fare? Partire con una schermata vuota, andiamola a battezzare con Select Destinations, facendo doppio clic, entriamo, eccolo qua, con l'esempio del nostro simulatore. E che cosa vogliamo andare a inserire? Ad esempio, una etichetta con una. Servirà per l'aeroporto di partenza, un'altra etichetta con la destinazione. Poi magari andiamo a mettere un separatore e andiamo a mettere un bottone. Ad esempio, quindi andiamo a raffinare meglio la user interface. Questa è airport, anzi, facciamo semplicemente from. Selezioniamo sul drop down, potremmo bindare dinamicamente le informazioni, o in questo caso fare una cosa molto semplice e definire Frankfurt, codice fra. Qui potremmo mettere un menu, una tendina molto più esteso, mentre qui ad esempio mettiamo New York JFK, e questo qui è come etichetta il to. Benissimo. Button, possiamo dire che in orizzontale prende uno span 2, così possiamo dirgli di andarsi anche a centrare. Etichetta, facciamo get flights. E ovviamente a questo punto possiamo andare anche a definire che cosa deve succedere quando andremo a pigiare il bottone get flight, quindi definire le azioni. Prima di fare questo, però, andiamo a inserire all'interno del nostro ambiente visuale di sviluppo il Mobile Business Object semplicemente con un drag and drop. In automatico vengono capite le informazioni del nostro Mobile Business Object e viene creata una tabella con l'elenco di tutti i voli e una maschera con tutti i campi messi in linea. Che cosa ci serve adesso? Creare questa connessione. Quindi che cosa dobbiamo fare? Flow design, scusate qua, get flight, andiamo nelle action e dire che quando verrà premuto questa azione, noi vogliamo andare a sincronizzare. Ecco che ci chiede synchronization group. Andiamo a cercare quello che abbiamo messo nel nostro progetto. Ecco qua, synchronization group. E vogliamo andare a collegare le informazioni a video customizzando, dicendo che airport from deve andare a prendere il drop down in alto, la prima in alto. Airport to, prendiamo il controllo dai campi a video, ecco qua. Ok. A questo punto abbiamo dato gli input necessari alla sincronizzazione sul database presente sul dispositivo mobile. Quello che poi vogliamo fare è che una volta premuto il bottone, oltre a sincronizzare, dobbiamo fare anche creare una connessione, quindi una navigazione, e andiamo a pescare la schermata Flight Get List. Ok, ecco che si è creata questa freccina. Poi ci sono varie possibilità di parametrizzare, ad esempio, semplicemente questo tipo di tabella. Vediamo se riesco a selezionarla. Ok, selezionato tabella. Possiamo dire che il numero di colonne, anziché 3, è di 2. In questo caso, vedete, semplicemente viene ridisegnata l'interfaccia grafica.
Qui si possono prendere, fare drag and drop, spostare sempre tutti i campi. Ora andiamo al dunque, in questo caso dovremo andare a generare le informazioni e andare a deployare il nostro progetto sul server. Poiché il tempo è breve, vado già a lanciare il simulatore che avevo in precedenza lanciato e andiamo a download, eccolo qua, TechEdge Insight Track a lanciare la nostra applicazione. Quindi selezioniamo l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di arrivo, Get Flight, viene in questo momento chiamato SUP che a sua volta chiama la BAPI di SAP. A questo punto noi possiamo andare a selezionare il volo di interesse, cliccando, ecco che abbiamo il dettaglio del volo. E così in 6 minuti, come potete notare, abbiamo fatto una semplice applicazione mobile.